Salve a tutti ragazzi, bentornati. Bentornati nel nostro programma. Oggi, come vedete, stiamo preparando una bellissima petto di anatra. Petto d'anatra alla brace. La farò con una purea di pesche e albicocche. E poi ci saranno anche loro stesse nel piatto. Asparagi saltati leggermente in padella e un sedano rapa fatto alla griglia. Rieccoci qua ragazzi, il nostro primo passaggio, primo step per la nostra petto d'anatra alla griglia è la precottura del sedano rapa. In pratica mettiamo in forno il sedano rapa e lo precuociamo per poi passarlo alla griglia. Vado con timo, aglio e rosmarino, sale e pepe e un filo d'olio. Ora vi faccio vedere. Sale e pepe quanto basta. Questo è il nostro primo step o primo passaggio. Ecco qua. Allora, in pratica ragazzi, adesso lo metto in forno, temperatura di 180, per all'incirca 20 minuti, mezz'ora. Ecco qua. Ma prima di tutto ragazzi, non vi scordate di mettere il like, iscrivervi e attivare la campanella. Dopodiché ragazzi, andremo con la preparazione della nostra anatra e le nostre verdure, e poi vi farò anche vedere come si prepara la purea di albicocca e pesca. Allora, primo step, primo passaggio, andrò a preparare le verdure: albicocche, pesche e asparagi. Nostre bellissime albicocche, ragazzi, guardate che belle. Bellissime, profumate. Le stiamo facendo semplicemente a metà. Vedete, questo è il nostro prodotto finale. Ora andremo a cuocere leggermente sulla griglia. Andrò a darle un poco di colore a ambe i lati. Ma prima di tutto le vado a condire con un po' di sale e olio. Anche un po' di pepe, perché no? Come vedete ragazzi, sto preparando gli asparagi, li vado a mondare, cioè a togliere un po' di base e a pelare semplicemente. Questo è uno delle verdure che sto preparando. Vado a pelare un po' la base, per poi gli asparagi li vado a sbollentare anche loro ragazzi in acqua salata per un minutino e mezzo quasi. Io precedentemente ovviamente ho già preparato dell'acqua col ghiaccio prima di buttare gli asparagi, assicuratevi di questo passaggio per mantenerli croccanti. Ora ragazzi, vi preparo velocemente il petto di anatra. Come vedete è molto grassa, quindi andrò a togliere un po' le estremità. L'estremità è anche questi pezzi un po' nervosi.
po' di grasso in eccesso. Ecco, vogliamo il prodotto finale molto pulito. Molto pulito. Ecco qui, siamo quasi pronti. Lavato solo, vado a togliere un altro po' di grasso, come vedete, molto grassa. In questo caso, ragazzi, stiamo usando un petto di anatra organico, eh. Vedete la dimensione, molto grande. La pelle ora, ragazzi, cosa vado a fare? La andrò a leggermente tagliare, in modo che quando la andremo a mettere sul barbecue o sulla griglia o sulla brace, il grasso si scioglie e si farà molto croccante. Vedete? Andrò solo a condirlo con un po' di timo e di aglio, sale e pepe e un filino d'olio, perché è già molto grassa in sé per sé. Un po' di timo, uno spicchio d'aglio. L'aglio non lo vado a tritare, ma lo vado solo a mettere dentro, così, in modo che si infonda un po' il profumo d'aglio. Posso già andare con un pizzico di sale, pizzico appena appena, e anche un po' di pepe. Tanto, ragazzi, alla fine, dopo la cottura della brace, andremo un'altra volta leggermente di sale. Ecco qui, la nostra anatra la vogliamo leggermente marinare, in pratica. Molto bella. Ecco qui. Il nostro prossimo passaggio ora è il sedano rapa. Il sedano rapa che, come abbiamo già detto, è stato precedentemente cotto al forno, abbiamo detto 180 per 20 minuti, mezz'ora. Guardate, ragazzi, mamma mia che odore, guardate che bello, guardate che succo specialmente che ha tirato fuori. Allora, questo succo io lo lascio, non lo butto, io non butto via nulla, ragazzi, lo metto da parte, ci può essere utile. Ok, nostro sedano rapa lo andiamo a pelare. Ovviamente è ancora un po' caldino, ragazzi, quindi state attenti. Lo vado a pelare, si pela molto facile adesso che è ancora caldo. Come vedete, fuma. Ok. Io la base la lascio, che ha preso anche un po' di colore. E ora vi farò vedere le fettine. Questo sarà lo spessore di questa verdura. Questa anch'essa, ragazzi, andiamo a metterla sulla griglia. Guardate com'è ancora fumante. Ecco qua,
Guardate. Ok, prossimo step, ragazzi, siamo pronti per andare a marcare, a grigliare la nostra frutta per poi blizzarla o, come volete dire, usare un mini pimber. Forza! Ragazzi, come avete visto, le pesche sono sulla brace, stanno prendendo un ottimo colore e procediamo adesso con la carne. Andrò già a metterla sopra, a farla rosolare da tutti e due i lati per poi lasciarla riposare, perché l'importante della carne, ragazzi, va fatta riposare. Ragazzi, a breve, cioè ora, vado a grigliare il nostro sedano rapa. La petto d'anatra è quasi pronta per togliere, quindi posso andare con le mie verdure. Mamma mia, guarda che qua che freddo di parecchio. Mamma mia, ragazzi, guardate che colore! Vedete la pelle? Sentite che croccantezza, sentite! Ho sentito o no? Caspita! La pelle si è tutta sciolta, il grasso si è sciolto. Sono pronto a toglierla, guys. Guardate che bel colore anche dietro! Mamma mia! Adesso la tolgo e la faccio riposare. La farò riposare con un po' di carta forno o carta alluminio. Ok, ragazzi, la carne così deve riposare. E ovviamente poi state a voi, ragazzi, dalla preferenza della vostra cottura. In questo caso io la sto facendo un po' rosata, un po' pink. Siamo quasi pronti per l'assemblaggio. Adesso, come avete visto, i miei asparagi li ho sbollentati 1,5 minuti. Bravo Stefano, guarda bella inquadratura. Li ho leggermente saltati in padella, un po' di colore, con un po' di scalogno e erba cipollina. Il nostro sedano rapa è pronto. Andiamo adesso, procediamo con il taglio della carne, ragazzi. Ah, la carne ha riposato, ha cacciato tutto il giusto. Allora, la cottura l'ho lasciata leggermente rosata, leggermente. Diciamo che between rosata e medium. Ora tanto la vedrete, sono pronto per scalopparla. È andata un pochino più avanti, al centro sarà un po' più rosata. Thank you.
Ok, siamo pronti per l'impiattamento, ragazzi. Procedo. Questa è la nostra purea di albicocche e pesche, come abbiamo detto prima. È ancora un po' caldina, ma non fa nulla, dai. La carne è uscita spettacolare. Ecco qua, ragazzi, il piatto è pronto. Il piatto è pronto, ragazzi, siamo arrivati al dunque finalmente. Spero che vi piaccia e a breve andrò al momento dell'assaggio. Ragazzi, la carne è favolosa, dovete assaggiare tutto quanto, tutto l'assieme, è favolosa davvero. Ragazzi, mi raccomando, non vi scordate di iscrivervi, mettere mi piace e attivare la campanella. Ci vedremo al prossimo video. Ciao ciao, ragazzi.